Bentrovati. Nel tutorial che segue parleremo ancora di aumenti, questa volta di aumenti multipli esterni a inizio e fine riga. Questo è un campione che sto lavorando con il punto alto e, non avendo trovato nessun tipo di aumento che riguarda questo punto, o perlomeno non ho trovato il sistema che io ho usato, ne ho tratto un tutorial che condivido volentieri con voi. Naturalmente, come per le diminuzioni, anche con gli aumenti dovrete adattare i punti che state lavorando all'aumento stesso. A inizio riga gli aumenti li andiamo ad effettuare caricando tante catenelle per quanti punti vogliamo aumentare. Facciamo conto che io voglia aumentare di 3 punti alti, vado a caricare 2 catenelle che saranno la base per 2 punti alti, 3 catenelle aggiuntive, perché come vi dicevo ho applicato la tecnica dell'uncinetto classico e nell'uncinetto classico le 3 catenelle vanno a sostituire il primo punto alto della riga. Quindi carico il filo ed entro qui nella quarta catenella a partire dall'uncinetto e vado a lavorare il secondo punto alto di aumento. Carico di nuovo il filo, entro nella catenella successiva e vado a lavorare il terzo punto di aumento. In genere nell'uncinetto tunisino questo punto è chiamato punto di margine e non viene lavorato. Adesso, con gli aumenti che abbiamo effettuato, andremo a lavorare anche in questo punto, che una volta fatti gli aumenti stessi il punto di margine diventa un normale punto che fa parte della lavorazione. Carico il filo, entro nella barretta verticale del punto di margine, estraggo e lavoro il mio punto alto e continuo in questo modo, lavorando un punto alto su ogni punto sottostante. Vado a terminare la riga di carico e, arrivati in fondo, vi faccio vedere come, senza staccare il filo, andiamo a lavorare le stesse maglie che abbiamo aumentato a inizio riga, ma applicando le nozioni dell'uncinetto classico. Vado a lavorare l'ultimo punto della riga e vi faccio vedere come effettuare gli aumenti. Entro nel punto di margine, estraggo e chiudo le mie 2 asoline. Per aumentare a fine riga io non ho fatto altro che applicare il sistema che uso per gli aumenti nel filet. Andrò ad usare una maglia alta doppia, così come faccio per gli aumenti pieni del filet. Quindi carico 2 volte il filo e il primo punto lo estraiamo entrando alla base del punto appena lavorato. Trovate voi la posizione più comoda. Io metto in verticale il mio lavoro, entro nel punto appena lavorato, estraggo, ricarico e vado a chiudere 2 asoline. Ricarico di nuovo e chiudo altre 2 asoline. Ho usato un punto alto doppio perché vedete che i primi 2 gettati vanno a formare la base nella quale entreremo per lavorare il punto successivo. Vi faccio vedere qualche altro punto e poi farete i vostri esercizi. Carico 2 volte il filo. Entreremo adesso alla base delle 2 catenelle, come quando facciamo per il punto di margine. Entriamo nelle 2 catenelle che abbiamo chiuso con i primi gettati, estraggo, ricarico il filo e chiudo 2
1 e 2. Ricarico di nuovo e chiudo 2. E abbiamo aumentato il secondo punto. Andiamo ad aumentare il terzo. Carico due volte il filo. Vedrete che mano a mano che realizzerete gli aumenti, vi sarà più facile la lavorazione. Entro. Nelle due catenelle di margine, vedete, una e due, estraggo, ricarico, vado a chiudere le due asoline, ricarico, vado a chiudere le altre due asoline. Nel caso in cui dovessi continuare ad aumentare, continuo in questo modo. Nel giro di ritorno, per lo scarico dei punti nell'uncinetto tunisino, lavoriamo normalmente. La prima asola la scarichiamo singolarmente, le restanti due alla volta. Come potete vedere, il nostro aumento è ben integrato alla lavorazione che stiamo facendo. Ho terminato di scaricare tutta la riga e vi faccio vedere anche come fare gli aumenti con il punto base. Andiamo a aumentare di 3 punti, 2 catenelle saranno per la base di 2 punti da aumentare. La terza catenella va a sostituire la prima maglia bassa. Entreremo nella seconda catenella a partire dall'uncinetto e non facciamo altro che estrarre la nostra solina. Entriamo nella catenella successiva e facciamo lo stesso. Come vi ho detto prima, il punto di margine con l'aumento è diventato un punto integrante del lavoro, quindi entriamo nel punto di margine ed estraiamo la nostra asolina e continuiamo caricando le nostre asoline lavorando in ogni barretta verticale di ogni punto sottostante. Vado a lavorare l'ultimo punto nel punto di margine e gli aumenti di fine riga li andiamo a fare con la maglia alta dell'uncinetto classico. Carico una volta il filo, entro alla base del punto appena lavorato e vado ad estrarre la mia asolina. Vedete che adesso ne abbiamo tre. Quindi carico e chiudo 2. Vedete? Una e 2. Ricarico di nuovo, entro. Alla base di nuovo delle due asoline che abbiamo chiuso. Estraggo, ricarico e chiudo 2. Vedete che abbiamo aumentato di 2 punti bassi e continuiamo in questo modo per tutti i punti che dobbiamo aumentare. Il giro di ritorno lo facciamo come al solito. Scarichiamo la prima asolina
singolarmente, le altre due alla volta. Che anche questo tutorial sia stato di vostro gradimento. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e io vi aspetto per i prossimi video. Aumenti multipli di inizio e fine riga per la maglia alta e per il punto base tunisino.